Siamo assolutamente insoddisfatti. Nessun articolo della direttiva europea e nessuna sentenza hanno mai chiesto di introdurre questo divieto e lei, Ministro, questo lo sa benissimo. Non si nasconda dietro l'UE venendo a raccontarci barzellette in Parlamento. Si assuma le sue responsabilità, ce lo dica chiaramente. Lei e il suo governo siete ostaggi di quegli animalisti e ambientalisti da salotto, di quelle associazioni che nemmeno sanno di cosa parlano, ma vedono il mondo venatorio e tutte le sue derivazioni, tutte le attività adesso collegate come il fumo negli occhi, accecati da un'ideologia tanto miope quanto folle, che nell'esaltazione di non so quali principi produce danni incalcolabili. Ministro, i ristoratori che hanno dovuto chiudere la propria attività, i lavoratori rimasti a casa per colpa di questa modifica alla 157 fatta da voi, sono la dimostrazione evidente dell'asservimento suo e del governo a questa linea di pensiero. La responsabilità è tutta e solo vostra e non dell'Unione Europea. La 157 non doveva essere modificata e se vi fosse la volontà politica da parte vostra basterebbe accogliere un semplice emendamento che riporterebbe il testo alla versione originale per risolvere definitivamente il problema e ridare ossigeno a circa 3.000 ristoratori bresciani. Siamo stufi della politica che da 2 anni portate avanti, una politica volta alla delegittimazione e alla cancellazione della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. Siamo stanchi di essere presi in giro e di sentire che è colpa dell'Europa quando la colpa è tutta sua del suo governo. Ministro, dipende solo da lei. Se non interverrà immediatamente risolvendo la questione, dimostrerà la sua malafede ed allora, dal nostro punto di vista, non le resterà che una sola cosa da fare, quella di dimettersi.